Salve a tutti. 2 anni fa ho concepito questo, che è un supporto nato per tenere sia l'iPad con una specie di pinza di legno, sia lo smartphone con una pinza più piccola, sia con il classico bullone da macchina fotografica, che adesso non mi ricordo, erano 3/4, forse, non lo so, metterci una macchina fotografica vera e propria, oppure tipo metterci una GoPro, perché io ho una GoPro, non una GoPro, la GoPro costa troppo, io ho una GoPro che costa 50 euro, peraltro me l'ha pure regalata sempre il mio solito amico Salvatore Lucio. Bene, questo coso, sì, sarà bello, mi dicono che è bello, però sul banco da lavoro è scomodo, perché la base occupa parte del piano di lavoro, poi tende a venire giù e quindi non va bene. Poi c'è da... non va. Quindi devo trovare qualcos'altro. E allora sfrutto questo come supporto, quindi metterò, questo è una mia vecchia creatura, una libreria, Cube Wall si chiamava, nella mia casa attuale non c'entrava più e quindi è finita qua, spezzettata. Beh, via con gli impianti, l'idea è quella di utilizzare questo piano con un qualcosa sempre di rimediato, ovviamente un braccio che sta qua. Questo braccio dovrà fare così, in maniera tale che mi viene sopra la morsa quando devo fare lavori con la morsa, oppure mi venga a finire qua giù quando devo fare lavori qui da questa parte. Di là, pazienza. Quindi farò questo, è abbastanza grandino. Sull'ultima parte metterò una delle mie solite tavolette, il modulo Spolab 20x8, con un buco adeguato per metterci lo smartphone, e avremo questa che potrò girare così o così, secondo la bisogna. Qui ci faremo il buco per far passare, un po' come quello che sto usando adesso praticamente, dove è appoggiato il mio telefono e sta facendo le riprese. Farò una copia di quello là. Bene, inoltre potrei immaginare di aggiungere qualcos'altro. Per il momento la cosa importante mi sembra che questo coso sia un po' troppo grande. In effetti non sarebbe male, però ci devo ragionare un po' su. Perché praticamente mettendo un bullone qui, la parte eccedente qui dietro mi farà da sostegno. Quindi poi dovrò fare anche un buco qui, metterci una cavicchia e un galletto sotto per stringerlo e per muoverlo. Che ne dite? Si può fare? Secondo me possiamo quasi procedere. Magari farò anche più buchi qua su, ne farò un paio, in maniera tale che potrò avere anche una sorta di regolazione, che pensate? Faccio così, proviamoci, va, basta con l'audio, ora solo immagini.
straight doing it. Fondamentale, come vedremo poi con la cavicchia, per vedere come si fa una manopola, link qui sotto. What up, Don?